Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Jupiter L, un gioco uscito su Steam già da qualche tempo. Costa, se non ricordo male, 20,99€, insomma, non è neanche bassissimo come prezzo. È un gioco a turni, un gioco roguelike, un indie, insomma, tutti gli ingredienti per fare un interessante gioco. Ma la cosa curiosa è che, vabbè, a parte questo stile retro e la lingua italiana assolutamente assente, c'è solo l'inglese, c'è anche un interessante diciamo selezione del filtro, perché lo chiamano profanity filter, perché penso che il linguaggio sia anche piuttosto pesante. Quindi andiamo a provarlo. Questo è la nostra prima volta, ti guideremo con un piccolo tutorial. Ti prenderà un paio di minuti e ti introdurrà alle meccaniche a turni basate su griglia, che è la natura del gioco. Benvenuto a Jupiter L, questo è un gioco a turni con permadeath, un dungeon crawler, un classico roguelike. Il focus di questo gioco, tuttavia, è sul combattimento a distanza. Cammineremo attraverso un livello introduttivo e solo allora potrai saltare all'interno del gioco. Stai attento che è un gioco solo per tastiera o gamepad, quindi metti via il mouse. Ah, ok, quindi il mouse non c'è, va bene. Segui i quadrati, insomma, con le frecce. Ah, ok, scusami. Ah, ok, diamo la direzione. Intanto abbiamo nota la minimappa e il livello, il nome del livello in alto a sinistra. Infatti vediamo in alto a sinistra che c'è questa mappa, noi ci muoviamo. Ok, sta dicendo dove muoverci. Ok, abbiamo praticamente un nemico spottato. Potrebbe essere molto interessante come titolo. Abbiamo 5 adrenaline che non so cosa sia. Abbiamo questa sorta di indicatore in basso a sinistra con i cancelletti, un po' stile vecchissimi giochi. Abbiamo spottato, quindi avvistato, perché se dico spottato poi potrei essere criticato aspramente. un nemico individuato. Le sue statistiche appaiono in alto a destra. Prendi la special node, ok, tieni a mente la speranza di la possibilità di colpirlo. Tuttavia Jupiter L è un gioco di tattica e posizionamento tattico. Muoviti a destra così puoi imparare puoi prenderlo, sorprenderlo. Ok, ma qua mi dice premi H per vedere più informazioni, ma non mi dà niente. O comunque abbiamo un nemico in alto a destra. Possiamo vedere la vita, diciamo 2 su 3 di vita. Former Grunt, il nome, ha una pistola 9 mm. Mio danno, possibilità di colpire 100%, di nuovo a destra. Press Enter, ok. Segui il punto, ok, mi sta guidando adesso, quindi non posso muovermi dove voglio. Mi muovo qua, ok. Sei ora dietro copertura. Nota che c'è un indicatore verde alla destra del tuo personaggio. Significa appunto che sei in copertura. Verde è la tua copertura, rossa, se presente, è la copertura del nemico. Entrambi appaiono solo se un nemico è sotto target. Ora puoi sparargli. Premi F per sparare al ok, vedete che me l'ha già selezionato di verde. Ok, premo se puoi vederlo, puoi sparargli. Premi F. Si è sporto per sparargli. Hai sparato con la tua arma corrente, che hai al tuo corrente bersaglio. Premi F per sparare ancora. Ok, l'abbiamo ucciso, molto bene. Hai usato 2 proiettili, meglio ricaricare. Premi R, è buono ricaricare dopo ogni ingaggio nemico. Quindi vedete in basso, hanno 9 mm, 6 proiettili su 8 e 32 tra parentesi. Non ho neanche il mouse per farvi vedere, però guardate la riga in basso, quella che lampeggia. Premo R, ricarico, quindi prendo 2 proiettili, ok. Ha fatto cadere un po' di roba, pistole e alcune munizioni. Muoviti a raccoglierlo, quindi mi muovo giù, mi muovo di là, mi muovo qui, prendo munizioni, quindi devo premere G per raccogliere. Ok, mi muovo ancora, vado su e prima che tu la raccolga puoi... Ti è venuto ship per comprare l'item. Ok, abbiamo la pistola. È una pistola praticamente identica, solo che ha buttato 2 munizioni.
Vedete, sotto c'è floor e sopra keyped. Ok, let's move on. Ok. Ok, vabbè, non me la fa prendere probabilmente perché ho già la mia, che è uguale. Ok, c'è una borsa medica, puoi andarci, ok, per raccoglierla. Ora ci sta facendo raccogliere, premi G per raccogliere, buono. Oggetti come i medikit non sono usati istantaneamente ma messi nell'inventario. Usale ora per aprire l'inventario, seleziona il medikit e premi invio. Ok, small medikit, ok, posso usarlo. Usa left and right cycle. Ok, ah ok, possiamo muoverci qua. Posso usarlo? Enter, use. Ok. Bene, vai alla prossima stanza. Ok, ci muoviamo e apriamo la stanza. Ma devo dire che non è male. Adesso mi farà fare. Ok. Allora, vedete che lui mi ha già selezionato il bersaglio. Sono sotto copertura perché la vedete verde. Questo tizio ha uno shotgun, quindi un fucile a pompa. Colpiscilo con F, così che possiamo prenderlo alle spalle. Insomma, ricorda che la direzione in cui ti stai guardando non importa. Quindi premo F. Qui si è già girato. Wow, ha fatto veramente male. Se tu guardi il tuo status bar in basso, vedrai che tu hai un significante modificatore di dolore. Ah, dolore 42. E direttamente influenza le tue possibilità di colpire. Premi invio. Fortunatamente tu sei un marine e hai una skill attiva che può aiutarti, l'adrenalina. Può essere usata quando hai abbastanza furia e cura un pochino e converte una porzione di ogni dolore in vita, in salute. E anche usando la skill, non richiede tempo, così puoi combattere. Il Marine riguadagna la sua risorsa di classe e uccide nemici. Ah, ok. Premi 5 come indicato vicino alla skill per attivarla. Ah, ok, vedete che c'è scritto 5. Premo 5, quindi converterò quel pain. Ma non ho visto bene se mi ha colpito o meno. Comunque, io premo 5. Ho usato l'adrenalina, ho perso punti, sì, furia. Molto meglio, ora puoi finire. Ok, gli freghiamo il fucile a pompa. Oh, ci sono nemici qui. Ma lo shogun ti aiuterà. Nota che tenendo premuto. Ok, sì, lo so. Voglio prenderlo. Posso? G to pick up. Dannazione, è vuoto. Prendo le munizioni. Ora ricarica. Mi sta facendo molto male. E ora sparo. Mamma mia, ho mandato a pezzi tutto. Ma graficamente è bello, perché comunque per quanto possa sembrare vecchio, ma vecchio nel senso un old style, è veramente bello anche adesso che ho fatto esplodere tutto. Anche se forse l'unica cosa, essendo tutto velocizzato, non si coglie molto quando veniamo colpiti, magari di sfuggita. Vedi quanto è soddisfacente. Fucile a pompa fanno danno ad area, così puoi prendere multiple uccisioni con un singolo colpo. Non dimenticare di ricaricare dopo ogni colpo. E infatti abbiamo un colpo solo, ricarico. Abbiamo 14 colpi. Lo shotgun è buono, ma puoi scivitarlo con la pistola ancora. Puoi portare fino a 3 armi, come vedi dalla barra in basso. Premi 1 per switchare alla pistola. Ok. Fammi capire. Allora, sei ferito. Fortunatamente i marini iniziano con un extra medikit. Quindi devi solo usarlo. Premi, usalo. Ok. Small medikit, lo uso. Ora andiamo alla prossima stanza. Ok. La vita è quasi al massimo. Io non capisco. Ok, non mi fa fare quello che voglio. Perché. Ma non mi fai prendere la roba che c'è lì per terra. Vabbè. C'è qualcuno lì dentro. Moving, take a better look. Vedete, mi ha colpito. Però è successo talmente in fretta che non ho capito. Comunque, la vita va tenuta d'occhio. Un po' vecchio stile. Ora c'è un'idea. Perché non sparare a quel barile esplosivo? Per far questo, devi selezionare un obiettivo manuale premendo T. Probabilmente con T mi sposterà al bersaglio. Premi T e poi muovi il bersaglio.
Ah, ok, vedete che posso muovere. Ok. Premi T ancora. Ok. Ah, ma mi ha proprio sparato di colpo così. Boom. I barili fanno più danno di un colpo di pistola. Ok. Posso ricaricare? No. Devo per forza muovermi. Non posso, no, non posso fare quello che voglio. Vado avanti. Oh, lì c'è qualcosa. Non sembra che tu abbia un colpo sicuro in questo brutto tizio. È dietro copertura, puoi provare a aspettare. Premi W to wait. Quindi non si usa il buzz perché iniziamo ad aspettare. Non si muove più vicino, ma le cose sono buone. Nota che due buff hai ricevuto. Anker che diminuisce. Ok. E mira. E tu ricevi, ok. Cioè abbiamo aumentato. Aim 50%. Posso aspettare ancora? No. F-fire. Fire di nuovo, ok. Abbiamo ucciso. Ci muoviamo. Ancora. Oh, qualcuno ti ha avvistato. Non preoccuparti, puoi usare oggetti direttamente dal terreno tenendo premuto Shift e premendo G. Quindi ho raccolto una granata che era lì per terra, come si può vedere. Seleziona la granata e premi F. Quindi Shift G. Shift. Ah, vedo la granata, G e poi F. Ok, un po' questa voce un po' alla Duke Nukem. Allora, alla fine dell'introduzione andiamo, ok, premi, usa l'arrow per navigare tra i pannelli. Quando trovi il pannello dell'equipaggiamento, illumina lo shotgun e premi D per dropparlo. Ok, quindi premo I. Dove cavolo è l'equipaggiamento? Shotgun. E poi premo D. D drop. Ok, l'ho buttato. Perfetto. Buon lavoro. Vai avanti per finire il tutorial. Ok. Premi up. Ah, mi vuol far muovere dove voglio. Cioè, dove vuole lui. Ok, elevator to Callisto. Ok, congratulazioni, finito il tutorial. Ora puoi iniziare un nuovo gioco e vedere come funziona un vero combattimento. Solo ricorda, il gioco è a turni, non hai bisogno di correre per nessun motivo. Non importa dove stai guardando. Ok, il movimento è solo di quattro direzioni. Diagonale è solo un effetto dell'animazione. È due movimenti consecutivi per muoversi in diagonale. Livellerai i tratti, guadagnerai i tratti, prendi un master trait, quindi un tratto maestro, insomma, principale in basso. E, ok, prova a tenerti dietro copertura e va bene. Bene. Quindi, regular game, tutorial, challenge mode. È molto carino perché easy, easy, easy. Marine Scout Technician, cambiano le passive. Anche solo vediamo il Technician, utilizza Power come risorsa di classe, mentre invece il primo usa la Furia, il tecnico usa invece la Potenza e l'Energy invece lo usa lo Scout. Passiva, ok, attiva, no, io voglio fare Marine. Molto carina l'idea di usare dei... Che non l'avete visto, ma all'inizio c'è una bella intro tutta disegnata a mano. Stai tornando da una pattuglia di base, di routine, nell'orbita di Callisto. La tua piattaforma, insomma, oggetto di atterraggio è stato abbattuto dalle difese automatiche. Qualcosa non sta andando nel verso giusto. Sono craft, insomma, la nave è stata abbattuta. Va bene. I tasti io non me li ricordo onestamente, però diamo un'occhiata intorno e vediamo. Adesso siamo in movimento completamente libero. Quello lì. Posso sparargli. E non è stata una grande idea. È stata più una bastardata questa. Mi sposto, tenendomi lontano. Io aspetto. Ah,
Ah, ma sto sparando io, ok, no, volevo aspettare, ma sparo ancora. Ok. Eccomi, ce n'è lì un altro. Mannaggia, mi spara da posizioni improponibili, eh. Lui è sotto copertura adesso, però io ho bisogno di ricaricare, quindi me ne vado. Ricarica. Spara. Sapete che è veramente carino? Nel senso che è un turno che va via veloce. Vediamo un po' dal pavimento, 9 mm pistola. Beh, io prendo tutto, prendo le munizioni, prendo questo, cos'è questa? Non 9 mm, 9 mm. Questi sono, cosa sono? Proiettili, io ricarico ancora. Mannaggia. Ok, adesso lo vedo. Vedete che lui è girato di là, ma mi basta sparare. Cioè, sembra un action, ma non lo è. Cos'è questo? Ok. Cos'è? Proiettili per il fucile a pompa. Sto raccogliendo di tutto e di più. Oh, cazzo. Ok, il drone è andato. Sei avanzato di livello, premi in giù per continuare. Allora, possiamo far salire una di queste. Skilled 1 è una passiva skill che migliora una skill passiva. Ogni livello di questa skill migliora la tua classe. Ti curi di un extra 5%. No, Iron Man aumenta gli hit point del 20%. Sì, lo prendo senza neanche guardare gli altri. Cos'è questo? Combat Knife Resilient. Io lo prendo. No, ma voglio questo io. Mi ha buttato il coltello. Perché mi ha buttato il coltello? Scusa, eh. Adesso fammi vedere le armi. Ah, perché il fucile a pompa ce l'avevamo già. Ok, tra l'altro, io non mi ricordo come si fa a cambiare l'arma adesso. Non me la ricordo già più, però. Come diceva il tutorial, il gioco è un gioco dove si combatte prevalentemente a distanza. Quindi, cos'è questo? Basic armor, prendo. No, 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 no. Ok. Come cacchio si cambia l'arma? 1, 2, 3 per cambiare l'arma, ok. Shotgun, un colpo. Va bene. Qua si riesce. Ma in alto abbiamo la mappa. Non siamo ancora andati in tutta questa parte qui. Occhio a questi, che veramente rischio di fare un danno come ho fatto prima. Vita ne ho abbastanza. Ho anche potenziato la vita, quindi dovrei andare di qua. C'è un elevator. Ci andiamo. Andiamo a livello 2. Bellissima la visuale con la telecamera che. Ok, dai. Fa anche un po' Star Quest. Che cacchio è? Merdas. Fa doppio danno, mamma mia, ne ho buttati giù due. Tre, anzi. Prendi i colpi, aspetta, ricarica e raccogli. Gli sparo o no? Sì, ricarico. Ok, ricarico. Ok, vivo o morto tu verrai con me. Oh merda. Aspetto. Aspetto. Sparo. Ricarico. Sparo. Prendo. Aspettate, allora prendo. Questo è un mita, credo. Paro. Bello. Però lo sto solo ferendo, ma. Scusami, ma. Se prendo questo, merda. Eh sì. Mamma mia, un lanciagranate. Ok, ho pochissimi colpi. Ma voglio vedere come funziona. Vai. Il lanciagranate. Fammi recuperare un po' di roba. Cos'è sta roba? Fammi prendere munizioni. Che poi sembra un gioco di. Aspettate che riprendo questo perché mi trovo bene col fucile a pompa ricarica. Sembra un gioco, un dungeon crawler dove ci si muove in tempo reale, ma in realtà non è vero. Perché poi. Ci si muove solo in questi casi dove si.
Si ragiona, insomma, come fare, però nel momento in cui siamo in combattimento, come ci diceva anche il tutorial, dobbiamo andare con calma. Quindi adesso. Arrivederci. Ok. Abbiamo preso un'arma blu. Vorrei. Vediamo se io la prendo. No, mi butta giù quello. Quindi voglio vedere perché. Anzi, no, facciamo così: selezioniamo la pistola. Guardo il confronto. Cleaner 4 fa stesso danno. 6803 ha uno spazio in più quella che ho io rispetto a quella lì blu, quindi no. Aspettate che ho due pistole e un fucile a pompa. Aspettate che ricarico tutte le pistole e poi metto il fucile a pompa. Mi si è chiusa la porta? No, è di qua. Problemi io con la grafica, ok? Che bello. Ok, eccolo lì. Questa cosa delle coperture che non mi fa impazzire, perché. Sì, vita ce n'è ancora finché c'è vita. La. Questo è un V1 9 mm, un po' pochino 9 mm. Andiamo avanti, tengo premuto lui cuore. Che è questo? Access Security. Jovisec Hello System. System Security. Ah, ok, per attivare questo mi servono tre multi-tool. Access Recon. Reveal map. Ok, si fa anche una sorta di hacking con ovviamente gli oggetti giusti. Cos'è questo? Basic helmet. Ah, cacchio, è vero, non ho messo l'armatura, sono veramente babbano. Body, basic armor. Posso. Ah, me le mette già in automatico. Va bene, andiamo avanti. Oh, cazzo. Avanzato a livello 3. Facciamo Iron Man 2 così aumentiamo ancora la vita. C'è un ascensore. Ah, ma qua si torna di sotto però. Vedete che qua lo colpisco ma non. Ah, beh, ma a parte che probabilmente non rende l'idea la grafica, la prospettiva. No, ma non voglio scendere, non voglio tornare. Ho esplorato tutto qui. No, perché ci sono tutte queste zone qui. Callisto livello 3. Ok, andiamo. Lockdown in progress, anche qui. Security arriverà presto. Va bene, dai, andiamo. Non so neanche cosa ho preso, ma. Con questo metallo nelle orecchie. Perché me ne andare veloce. Lootiamo finché possiamo. Siamo oltre alla vita massima. Io piglio, piglio, piglio. Eccolo qua. Ok. Andiamo. Non so dove sia arrivato quello. Comunque continuiamo a dare un'occhiata. Callisto a. Boh, andiamo. Vediamo cosa succede. Non c'è nessuno. Merda. Facciamo T. No, mierdos. Ricarica. Allora, T. Punto lì. T di nuovo. Ok. È divertente, eh? Non posso negarlo. Torto. No, merdas. Autoammo. Ricarica. Bellissimo. Bellissimo. C'è chi. Oh, aspetta che c'è un. Ok, questo cos'è? È un rifle, quindi butto questo e lo cambio con questo. Ricarico. Voglio vedere come funziona questo. Vediamo. Bellissimo il cecchino. Eccolo di là, poco ancora, carica.
Perché vedete che la copertura del nemico è lì. Vabbè. Merda. Ok. Ok, l'abbiamo fatta, ma abbiamo assolutamente bisogno di una cura. Small medikit, vai. Il fucile a cecchino è bello fin quando siete lontani. Allora. Fuoco. Allora. Ok. Merda. Hunter rifle. Ah, ma devo ricaricare ogni munizione a ogni pressione. Eh sì, e passiamo un turno ogni volta. Vabbè, usiamo le ultime munizioni così. Bello che mira in automatico. Si è avanzato a livello 4. Ok, Field Medic. Iron Man 2. Aumenta la cura dai medikit. Ok, perfetto. Devo cambiare arma. Ultimo colpo. Ok, ce l'ho fatta. Adesso devo assolutamente tornare allo shotgun, che ricarico un colpo alla volta, però. Questa è una scocciatura. Colgo munizioni, perché ne ho assolutamente bisogno. Abbiamo aperto praticamente tutto. Mettetevi belli allineati, così riesco a uccidervi tutti, no? Vabbè, comunque, piglia. Callisto Mines. Andiamo. Non so adesso dire la verità quanto si va avanti. Fix elevator, un multitool, ce l'ho. Infatti ho fissato il punto. E sono andato avanti e sono sceso qua. Ora. Sono nelle miniere. Ora andiamo a sperimentare cosa succede quando si muore. Giusto per sicurezza. Bellino perché ha cambiato totalmente la grafica. Sì, poi siamo a facile, quindi c'è anche la possibilità che si continui a vivi. Voglio provare a morire e vedere che cosa succede. Ho fatto salire il... Potrei iniettarmi l'adrenalina e trasformare appunto il dolore in vita. Sono morto. Così completiamo. Siamo sopravvissuti per 740 turni, 13 minuti. Il seed del mondo è 863, quindi è un procedurale. Le tue azioni sono 29 vita. Ok. È Hall of Fame. Ok. Siamo. New game. Regular game. E si ricomincia. Quindi si poteva andare avanti ancora un po'. Ci sono i punteggi massimi, migliori. È interessante. Assolutamente interessante. Perché qua vediamo anche tutte le statistiche che abbiamo ottenuto. Non è assolutamente particolare. Per essere un gioco a turni è il più particolare che ho provato finora, perché sembra a tratti di giocare un dungeon crawler col movimento con i tasti, ma poi è un combattimento. Cioè è un misto tra il tattico a turni alla XCOM e uno di quei dungeon crawler classici, passando per uno di quei giochi che portavo proprio... quando è iniziato il canale, insomma, o quelli che si vedono ancora adesso, dove ogni nostro movimento con i tasti fa passare un turno. Un mix di tutto questo da Jupiter L. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Vale questi soldi per gli appassionati di roguelike, un po' sullo stile Star Quest. Se non sapete cos'è Star Quest, siete molto giovani, e direi che sì, vale quello che costa. Parere mio, ovviamente. Ora attendo i vostri commenti qua sotto, con il vostro parere, appunto, commento. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!